Davide Mazzanti, terza vittoria della di fila in questa VNL, miglior modo non ci poteva essere per iniziare? No, assolutamente, perché era un round comunque difficile per noi. E eravamo all'inizio con magari poca esperienza per alcune, però sono state secondo me bravissime durante questo primo round. Ovviamente non siamo stati troppo costanti, però credo che sia del tutto normale. Però a tratti abbiamo fatto vedere delle belle cose, penso che sia una base importante sia per il proseguo della VNL sia per l'esperienza delle ragazze. Oggi, dopo un primo set molto bene, negli altri due ti hanno fatto un po' dannare le ragazze, tra virgolette. Non si riusciva a chiudere, però poi alla fine sono state fredde. Sì, non riuscivamo a tenere il nostro ritmo di gioco, facevamo fatica un po' a fare i colpi in attacco, e poi ho provato a cambiare qualcosa su qualche colpo d'attacco sono andati meglio. Però eravamo un pochino con il freno a mano tirato, secondo me, e appena la palla si spostava un po' non rischiavamo più il colpo. E poi invece nel momento difficile l'hanno fatto benissimo e abbiamo chiuso sempre poi ai vantaggi gli ultimi due set. Diciamo che non siamo riusciti a tenere il nostro ritmo, però quando poi contava siamo riusciti a fare le cose giuste e a portare a casa un'altra vittoria. Da martedì si passa a Conegliano con degli avversari importanti e con un gruppo molto diverso da quello di oggi. Sì, tornano tutte le ragazze del nucleo del mondiale e sarà un momento per fare un po' di chiacchiere, ma neanche tante, perché poi si va subito in campo e credo che molte di loro hanno ancora il ritmo di quello che hanno fatto fino adesso e quindi sarà un po' da rimettersi insieme a trovare i giusti tempi di gioco e sarà un'occasione per ovviamente cominciare il nostro cammino che parte con la tappa di Conegliano e finirà poi con l'Europeo.